Un saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV per la differita di questa partita, prima partita di campionato di Serie A della Paspa Pesaro Rugby. Oggi esordio in Serie A e contro la Primavera Roma. Telecronaca di Matteo Diotalievi, al mio fianco al commento tecnico Giacomo Cardellini. Siamo in attesa che entrino le squadre sul rettangolo di gioco del Toti Patrignani. Giacomo, che partita sarà? Buonasera a tutti. Sarà una partita difficile, un esordio difficile, una squadra che è molti anni che milita in questa categoria, quindi una squadra rodata. Proveremo subito a far metterci del nostro e a far capire che in casa nostra sarà difficile per tutti. Pesaro che si presenta questa prima partita con informazione a estremo Babbi, Ali Nardini e Jawari come centri Mokom ed Erbolini, all'apertura il sudafricano Gilbert, mediano di mischia Fulvi Ugolini, terze linee con Antonelli Del Bianco e Villarosa, in seconda linea il tongano Colofai e Campagnolo e in prima linea Tripodo, Pozzi e Maccani. E per la Primavera Roma in campo Alegiani, Merendino, D'Ottavio, Martelli, Salvemme, Brancadoro, Ventola, Belloni, Borsetti, Callori di Vignale, Custureri, Bilotti, Belcastro, Gabutti e Serafino. Una Pesaro Rugby che si presenta a questa partita con qualche problema di infortuni in settimana, o meglio le riserve sono state sciolte solo venerdì sera dopo la rifinitura perché non si sapeva se Colofai, se Mokom, se lo stesso San Giorgi che partirà dalla panchina potevano essere della partita, lo stesso Gilbert aveva subito un colpo alla gamba, però hanno stretto tutti i denti, tutti volevano esserci, tutti quelli che potevano riuscire ad esserci hanno stretto i denti e sono della partita. Una partita che, come ha detto Giacomo, si preannuncia piuttosto dura, è una Primavera Rugby che da qualche anno milita in Serie A e quindi ha ben chiaro come affrontare questo campionato. Invece è una Paspa Pesaro Rugby che 2 anni fa aveva assaggiato per la prima volta la Serie A, non è stata una stagione felice sicuramente, e complessa sia per la squadra che per la società, era stato abbastanza importante il salto di categoria. Oggi forse, Giacomo, è una Paspa Pesaro Rugby che si presenta un po' più pronta. Sicuramente siamo più pronti, tutti quelli che i giocatori che scendono in campo hanno più esperienza, molti hanno già giocato la Serie A, quindi partiamo con una base di esperienza sicuramente buona. Intanto le squadre entrano in campo, sarà importante vedere subito come funziona la mischia, quali saranno i punti di forza delle rispettive squadre, sarà importante metterli sotto dal punto di vista fisico e provare a fare la partita. Intanto abbiamo visto la Pesaro Rugby guidata dal capitano Carlo Villarosa, seguita dal vice capitano Danilo Maccan, quest'anno tornato a Pesaro. Adesso i saluti di rito prima della partita e poi inizieranno le ostilità. Intanto ricordiamo che Rossini TV quest'anno è partner della Paspa Pesaro Rugby e tutti i mercoledì sera alle 21:30 manderà in onda la differita della partita. Sicuramente una partita tesa, la prima, quindi una partita in cui la tensione farà sicuramente all'inizio una buona parte della gara, però sarà importante entrare subito nel ritmo e nelle condizioni giuste per poter affrontare il match. Pesaro subito placcaggio giocatore in aria, quindi fallo e si riprenderà con un calcio di punizione per la Primavera Roma. Giacomo, sarà fondamentale e determinante evitare falli sciocchi per dare calci di punizione facile agli avversari. Sì, dovremmo essere molto disciplinati, specialmente in difesa, concedere poco, perché sappiamo bene che a questo livello ogni punizione, specialmente nella nostra metà campo, può costarci caro. E intanto facciamo guadagnare metri l'avversario, poi nella nostra metà campo c'è sempre il rischio di poter subire 3 punti. Sarà importante limitare tutti gli errori sia in fase d'attacco che in difesa, tenere il possesso, provare a macinare gioco e a giocare, far giocare il meno possibile gli altri e giocare più noi. Prima touche di giornata, vediamo se Pesaro riesce a contrastare la touche romana. Buona touche per la Primavera che prova a impostare una maul. Una buona difesa per Pesaro, una maul che fatica ad avanzare,
E adesso però hanno preso l'abbrivio, bisognerà mettere un puntello, ecco la palla che esce. Pesaro pronta. Una Primavera sempre molto brava nei ricicli di palla, ricordiamo anche 2 anni fa ci aveva messo molto in difficoltà con questo suo modo di giocare. Anche un bel placcaggio. Un placcaggio, alto. Però placcaggio alto per un raddoppio di La Rosa. Un raddoppio alto. Purtroppo da quel punto è facile che la Primavera cercherà i pali. E infatti è così. Come dicevamo prima, sono falli da evitare, era stato un placcaggio ben portato, purtroppo poi sono arrivati al collo e Brancadoro quindi avrà la possibilità di portare a casa i primi punti della partita. Ricordiamo che il calcio di punizione, se è piazzato in mezzo ai pali, vale 3 punti e quindi subito la possibilità per andare in vantaggio per la Primavera Roma. Brancadoro per il piazzato. Silenzio al Toti Patrignani, massimo rispetto per il calciatore. E Brancadoro c'entra i pali, quindi la Primavera va in vantaggio Roma, subito. Al terzo minuto si porta subito sul 3-0. Era stata una buona difesa, purtroppo un placcaggio alto ci aveva costato subito 3 punti, quindi sarà fondamentale la disciplina e dovremo subito iniziare a registrare questa parte, a curare in questo dettaglio. Sì, Pesaro deve essere subito bravo a ripartire. Gran bella presa per la Primavera. Abbiamo Pesaro che fatica e non poco. Babbi perde da estremo il confronto con l'avversario diretto e Primavera Roma che in un 1-2 va subito in meta. Vediamo che il guardalinee Caprini però richiama l'attenzione dell'arbitro Nobili, meta confermata, purtroppo è una meta che non ci voleva, in prima fase subito Pesaro è riuscita a chiudere. Non è un inizio come ci si dice se lo aspettava, ecco. È soprattutto un inizio decisamente in salita. Sicuramente una disattenzione, il lato chiuso è rimasto sguarnito, mi ha lasciato solo l'uomo pesante, quindi la possibilità per gli uomini veloci della Primavera di approfittarne immediatamente. Un placcaggio sbagliato in difesa. Dobbiamo subito reagire, tornare di là e iniziare a macellare il gioco. La possibilità per Primavera di aggiungere altri 2 punti. Sì, anche perché Pesaro sin qui non è riuscita proprio a fare nulla. Mai palla in mano. E Primavera che ha capitalizzato tutti i minimi errori dei giallorossi. Trasformazione decisamente più impegnativa del piazzato precedente, sempre a Brancadoro sulla piazzola. E riesce a trasformare anche questa, quindi 10-0 per la Primavera Roma. Un inizio veramente shock, speriamo di reagire subito, sarà importante tornare di là, iniziare a far sentire la propria fisicità e iniziare a macinare gioco, recuperare palle e giocare nella loro metà campo. Calcio d'avvio decisamente più profondo, una avanti per la Primavera Roma. È la prima mischia della partita. Per i romani, quindi adesso finalmente la palla sarà nelle mani di Pesaro, vediamo come andrà la prima mischia. Prima mischia della partita, sarà importante subito vedere chi delle due squadre avrà una dominanza o comunque se la mischia sarà alla pari. Ricordiamo che tutto passa da lì, è una cosa fondamentale. Ah.
fresche della partita, sembra che Pesaro possa averne meglio. Pesaro la tiene dentro, l'arbitro non concede nessun fallo. Pesaro continua a giocare, Jawari palla in mano che prova a fare buco, pesta sulle gambe, va avanti. Pesaro prende qualche metro e Babbi perde un pallone in avanti, subisce il placcaggio avversario e si riprenderà con una mischia in favore della Primavera. Purtroppo Babbi è stato sorpreso dal placcaggio, poteva e doveva cercare di tenerla quella palla invece di cercare l'offload. La nota positiva è che in mischia abbiamo macinato bene, siamo stati avanzanti. A mio avviso c'era un vantaggio per il Pesaro, ma non visto dall'arbitro. Forse comunque un altro attimo dentro la palla. Comunque siamo dominanti, quindi questo è molto importante. Siamo un po' tesi, dobbiamo sbloccarci, è normale, la prima partita abbiamo visto che siamo un po' contratti, dobbiamo ancora entrare bene in partita. L'arbitro ferma il gioco, si riprende, forse l'ingaggio non è proprio andato fra le prime linee delle due squadre. Sì, mischia che crolla subito dopo l'ingaggio, quindi sarà da ripetere. Ottima la spinta di Pesaro che porta davvero a spasso, la mischia della... Ottime notizie, arriva un'ottima notizia da parte della mischia. Prima linea, una buonissima risposta. Un calcio piazzato per la Paspa Pesaro Rugby e Jobert non se lo lascia dire due volte e tenterà di piazzare in mezzo ai pali. È sicuramente un'ottima notizia, una notizia che ci fa ben sperare, una mischia dominante, li metteremo in difficoltà sicuramente su questo punto, su questo aspetto del gioco, e sarà lì che dovremo costruire il nostro gioco per portare a casa la partita. Subito abbiamo la possibilità di accorciare le distanze. Bisognerà poi vedere quali contromosse metterà in campo la Primavera in mischia. Sicuramente una squadra, quella di Roma, che già due anni fa avevamo incontrato, che aveva messo in mostra delle buone dote nel gioco al largo, una buona linea tre quarti, un buon gioco di offload, quindi sarà questo sicuramente il suo modo di giocare. Tutto il Totti Patrignani in silenzio. E non entra il primo calcio piazzato di Gilbert. Va bene, abbiamo subito comunque avuto una notizia importante dalla mischia, quindi va bene così, la possibilità era di fare tre punti, ma ne avremo sicuramente altre, dovremo continuare a giocare nella loro metà campo e costringerli lì. Bravo Fulvi alla presa al volo, nessuna paura di andare dentro, giocata con Tripodo che va oltre la linea di vantaggio, adesso è Pesaro che prova il gioco con i tre quarti, recupera un bel pallone Jawari. Buon avanzamento per il Pesaro che sta iniziando a macinare il gioco, quello che ci voleva. Sostegno forse un po' in ritardo, però Pesaro riesce a recuperare comunque il pallone. Jobert a terra, ecco il sostegno. È una Pesaro Rugby che adesso sta cercando di fare il suo gioco. Tripodo oltre la linea di vantaggio, un Tripodo che rimane in piedi, serve il sostegno di tutti i compagni. Buon avanzamento, dobbiamo continuare a tenere l'avanzamento e il ritmo alto. Ancora un buon avanzamento, via, pulizia buona, ritmo del pallone ottimo e continuiamo a macinare.
Mocom avanti. Buon ancora l'avanzamento. E purtroppo un avanti per Maccani, bisogna recuperare quel pallone, ok. Va bene così, però è una Pesaro Rugby viva che cerca di fare il suo gioco e anzi forse l'errore è proprio dato dalla troppa voglia di far bene, di andare a contatto e di riuscire a fare quei punti che servono per colmare il divario nato subito inizio partita. Sicuramente, come dicevo prima, la tensione sta facendo un po' una buona parte all'interno del match, però è importante mettere gioco per togliersela di dosso. Questo sicuramente è stato un errore dovuto anche a quello, però stiamo iniziando a giocare, stiamo iniziando a macinare. È interessante adesso vedere questa terza mischia di partita come andrà. È spinta anticipata di Pesaro, purtroppo, quindi si riparte con un calcio della primavera. Calcio altissimo, Babbi sul pallone, recupera Campagnolo, si gioca. È steso, deve lasciare. Era abbastanza combattiva sui punti d'incontro, a Penander di Joubert, Nardini sulla palla, tutto buono, ottimo upload di Maccan, Jawari, percussione centrale per lui, alza ritmo, Nardini che temporeggia troppo, era una palla da far uscire molto più veloce. Palla però ancora nelle mani. Tutti l'incontro sempre un po' sporchi, buono, una buona connessione. Connessione per Pesaro, è una primavera che sporca molto il pallone nelle rack, molto rognosa lì. Primavera che d'esperienza cerca di rallentarci i possessi in tutti i modi, nei punti di incontro, di rallentare il più possibile, specialmente quando siamo in avanzamento. E una buona punizione per Pesaro che inizia a macinare il gioco, che inizia a giocare finalmente come sa giocare. Bellissimo flood di Maccane che aveva recuperato la palla dopo lo scontro aereo completamente fortuito fra le due persone, fra Nardini e il diretto avversario che avevano cercato di recuperare il pallone, poi palla che era arrivata a Villarosa per la percussione centrale, poi di Jawari che non è riuscito a rompere il placcaggio ed arrivare in meta, nonostante ne abbia fatti Dimitri. Ora silenzio al Toti Patrignani per il secondo calcio piazzato di giornata per Jawari. Ricordiamo agli amici a casa che magari non sono molto esperti dello sport, di questo questa sport. Volta il calcio piazzato va, quindi Pesaro accorcia le distanze al 14° con Joubert, quindi primavera 10, Pesaro 3. Una buona risposta di Pesaro che si mette a macinare il gioco, quindi subito una risposta di carattere, di prova di carattere della squadra. Adesso Pesaro non dovrà sedersi e dovrà continuare a macinare gioco, ci mancherebbe altro, ancora la partita è decisamente lunga. E siamo ancora comunque sotto, quindi c'è poco da sedersi, ecco. Bella presa di Del Bianco che va a contatto. Calcio d'allontanamento di Joubert, ecco Nardini che... Tutta la linea della Pesaro Rugby sale, è il momento dei calci, vediamo Babbi alla presa, purtroppo manca questa presa e deve essere brava Pesaro a chiudere. Mocom qualche problema a placcaggio sul diretto avversario, riesce a fermarlo. Bellissimo riciclo del Primavera Roma. Campagnolo a recuperare il pallone. Si torna sul vantaggio precedente. Si torna sul vantaggio di prima per la Primavera Roma. Purtroppo Pesaro sta subendo un po' i calci della Primavera. Ricordiamo che il vantaggio è una punizione perché il giocatore del Pesaro Rugby ha fatto avanti e la palla è stata recuperata da un altro giocatore della Pesaro Rugby che era davanti alla linea del pallone, quindi in fuorigioco. In caso fosse stato solo un avanti si sarebbe ripreso, esatto, con una mischia chiusa, e invece sarà una punizione per la Primavera Roma per fuorigioco.
punizione che non ci voleva, tra l'altro da posizione centrale, quindi piuttosto semplice per Brancadoro. È una Pesaro Rugby che deve assolutamente limitare questi falli. Sì, ci costano tanto anche a livello mentale, perché comunque ogni punizione che prendiamo nella nostra metà campo ci costa 3 punti e mentalmente è logorante a lungo andare. Brancadoro al calcio, centrale, e non ha problemi a trasformarlo. Quindi di nuovo 10 lunghezze di distanza fra Pesaro e Primavera, che si riporta sul, 13-3. Davvero insidiosi i calci dell'estremo della Primavera, Alegiani, già 2 volte ha messo in difficoltà la retroguardia pesarese. Buona la presa di Jawari, che può ripartire, un up and under, vediamo, un po' troppo in mezzo al campo forse. Decisamente bravo e Salvemme ad affrontare Pesaro, e adesso ci sarà una touche per i giallorossi. Subito una Roma che vuole giocare nella metà campo nostra, un buonissimo calcio territoriale, e Pesaro costretta nella sua metà campo a dovrà una touche a proprio favore. Sarà importante tornare subito nella loro metà campo e provare a macinare il gioco di là. Una Primavera che sta giocando decisamente tranquilla, senza nessun problema nell'uno contro uno. Ora vediamo la prima touche a favore dei pesaresi. Posti al lancio, touche rubata, esce subito la palla per la Primavera. Buono il placcaggio di Erbolini, che intercetta il pallone. L'arbitro che lascia giocare, non fischia nulla, e quindi è una Pesaro Rugby che si riporta avanti. È una Pesaro Rugby che intercetto di Erbolino. Non si deve preoccupare per gli errori che possono essere commessi, ma deve riuscire a mettere in difficoltà questa Primavera Roma. Un buon recupero di Erbolini, un ottimo intercetto, torniamo a giocare nella loro metà campo, una touche loro, ma sicuramente una buona risposta. Manca il pallone, ecco che arriva il pallone in campo. Adesso ce ne sono 2 di palloni. Il più classico. Gabutti al lancio per la Primavera. Pesaro prova a contrastare ma non riesce. Buona la touche. Mia tua, purtroppo non la prende nessuno. Questo è un grave errore. Erbolini, palla in mano. Palla non esce, fallo della Primavera Roma. Ricordiamo quindi che con il fallo si riprende con un calcio di punizione, in questo caso ovviamente essendo troppo distante dai pali si prenderà. Gioberta cercherà un avanzamento con il calcio per poi riprendere con una touche a proprio favore. Ottimo calcio del nostro Lillo. Gioberta, davvero un gran bel calcio. Ottimo calcio, un buon avanzamento, una touche per il Pesaro alla testa dei 22 metri. Iniziamo a macinare il gioco da lì. Un buon lancio per poi dare modo ai suoi di scatenare l'attacco. Thank you.
Secondo blocco per la Pesaro Rugby. Ottimo, Pesaro avanza, una ottima molla per Pesaro. Molla che sembra essersi arrestata adesso, però la palla è ancora dentro e Pesaro che comunque prova ad avanzare. Si riforma la molla che crolla, ora dovrà uscire per forza questo pallone. Antonelli sceglie il lato chiuso. Vediamo un vantaggio per Pesaro. Il sostegno di Campagnolo. Un'ottima maul, un vantaggio per Pesaro da poter utilizzare. Il diretto avversario, palla che esce per Gilbert, Mocomo, palla persa avanti, però per fortuna di Pesaro invece c'era un vantaggio precedente e quindi si riprenderà. Una maul fatta crollare, di conseguenza un vantaggio per Pesaro da poter sfruttare. Vediamo se Pesaro sceglierà di provare a piazzare in mezzo ai pali o sceglierà invece di andare in touche. A mio avviso è una Pesaro che dovrebbe tentare di giocare più lì vicino, magari qualche mini unit più vicino al punto di incontro, qualche giocata con la mischia per poi provare a mettere in moto le gambe dei propri tre quarti. Pesaro sceglie di andare per i pali, di provare ad accorciare le distanze, d'altronde c'è ancora davvero tanto tempo, anche se forse Giacomo qualche tifoso fatto singolosire dalla maul precedente avrebbe scelto una touche sui 5 per provare poi. Sì, ancora c'è tanto tempo da giocare, quindi provare a accorciare le distanze sicuramente sarà importante. Anche io avrei fatto questa scelta, quindi secondo me è scelta giusta. Comunque siamo ancora al 23esimo, ancora quasi 60 minuti di partita, quindi c'è davvero tutto il tempo per impostare il gioco che si crede e cercare di portare a casa la partita. Purtroppo la palla non gira abbastanza e Gilbert sbaglia il secondo calcio piazzato di giornata. Dobbiamo comunque mettere pressione su questi calci di punizione, perché come vediamo Primavera perde tempo se non andiamo a mettere pressione. Piede non caldissimo per il nostro Lillo. Sì, ricordiamo che lo scorso anno Gilbert ebbe delle percentuali davvero importanti. Oggi invece ha un 1 su 3. Ha sbagliato i due calci un po' più angolati, però la palla adesso dal centro del campo è ancora per Pesaro ed è Lillo a cercare di mettere in difficoltà Primavera con un calcio. Primavera risponde a sua volta con un calcio. Bravissimo Babbi a tenere il pallone. Brutto fallo per la Primavera che gioca da terra. Fra l'altro non poche le proteste della Primavera da inizio partita per ogni fischio dell'arbitro nobile. Sì, una Primavera che comunque d'esperienza allontana sempre il pallone dal punto della punizione, quindi una squadra che, come dicevo prima, è rodata e abituata a giocare a questo livello. Decisamente smaliziati i romani, scesi a Pesaro, fra l'altro arrivati ieri in città. E se Gilbert sin qui ha un 1 su 3 ai calci piazzati, sicuramente invece è ben più preciso nei calci di punizione e di spostamento. Anche adesso guadagna una bellissima touche dentro i 22 metri avversari, un buonissimo avanzamento. È un possesso di qualità che Pesaro ha a disposizione. Sicuramente una touche che può impensierire la Primavera, che ha visto che Pesaro in maul il suo lo sa fare. Vediamo posti al lancio. Terzo blocco, non un lancio perfetto, sicuramente una Pesaro Rugby che però può ripartire. Continua lì!
Mokoma che cerca il buco, buon placcaggio su di lui. Un buon avanzamento, dobbiamo continuare a tenere il ritmo alto, non possiamo continuare a rallentare. Solo Fai che va a contatto e va a terra, la palla che deve uscire veloce. Altra punizione. L'ennesimo, ed ecco Tripodo che è il giovane della prima linea della Pesaro Rugby che si innervosisce subito, sicuramente per lui è un battesimo del fuoco. Vediamo un richiamo per la primavera perché sicuramente sono troppi i falli che stanno commettendo e credo che l'arbitro abbia appena detto al capitano loro che il prossimo fallo sia probabilmente un cartellino giallo. Un'altra possibilità di accorciare le distanze è di mettere altri tre punti, la posizione è un po' più semplice di quella precedente. La posizione è decisamente più favorevole, serve tutta la concentrazione, tutta la precisione del piede comunque di Joubert per trasformare un calcio di punizione decisamente importante. Roberto realizza questo calcio piazzato, si accorciano le distanze. Sul 13-6. Purtroppo vediamo a terra però Fulvi Ugolini, il mediano di Pesaro. Speriamo non sia nulla per lui. Ecco adesso che si rialza. Zoppica e non poco. Vediamo che intanto si sta scaldando Panzieri. Presa sicura per Antonelli che va a contatto. È una primavera a Roma comunque che gioca, ogni fase di gioco rotto prova a dir la sua. Pesaro deve rientrare in difesa. Sembrato un po' una pulizia laterale da parte della primavera, ma l'arbitro non vede, quindi si continua a giocare. Ottima Pesaro in braga al meglio. Un ottimo placcaggio, un'ottima difesa. Si gioca. Nardini al placcaggio. Una primavera che macina gioco, una buona difesa di Pesaro. Una Pesaro che però fatica un po' al placcaggio, bisogna ammetterlo. E adesso Pesaro ha tempo di salire e provare a mettere in difficoltà la difesa della primavera. E intanto c'è un deciso scambio di vedute in mezzo al campo. Se lo fai, è preso di mira, ha girato da tre giocatori del Roma. Attaccato praticamente in 4-5, da 4-5. Spero che il guardalinea dall'altro lato abbia visto tutto, perché è una cosa scandalosa. Il guardalinea, intanto l'arbitro divide le due squadre. In quattro a circondare il giocatore pesarese a terra. Che non si aspettava una Pesaro Rugby così combattiva e che sta mettendo davvero in difficoltà questa Roma che fatica a trovare. Scene così non si dovrebbero vedere in campo da rugby, secondo me, a mio avviso. L'arbitro sicuramente non ha visto l'inizio, ha visto solo la fine di questa azione. Vediamo che cosa gli ha detto il guardaline, forse solo un richiamo visto che chiama i due capitani. Se fosse veramente solo richiamo la vedo come una cosa non proprio bella. Solo perché in tre hanno smesso completamente di giocare la partita per andare a infierire su un giocatore della squadra avversaria. Secondo me è un po' non è proprio una bella cosa, ecco. Sì, giocatori della primavera che non sono andati per dividerli ma per dar man forte.
comunque si riprenderà con una touche per Pesaro in zona d'attacco. Intanto è entrato è stato cambiato il mediano di Mischia, è uscito Fulvio, è entrato Panzieri. Una bella prova per il nostro Paolo, un giocatore che può ricoprire tanti ruoli nei tre quarti, ma che mediano di Mischia non aveva mai giocato se non qualche volta l'anno scorso. Quindi subito una bella prova del fuoco per lui. Sicuramente non una stagione fortunata per i mediani. Tu, Giacomo, sei out per lungo tempo. Fulvi non riesce a terminare neanche il primo tempo. Speriamo che non sia nulla di grave per lui. Adesso vediamo Panzieri, tanta esperienza per lui, come se la caverà nel ruolo. Sì, una stagione per quel ruolo non proprio fortunata, ecco. Palla in cassaforte, Pesaro che la porta a terra. Primavera che decide di non contrastare la touche pesarese. Però se il giocatore esce palla in mano e non c'è stato nessun contatto, non esiste muro. E quindi si riprende con un calcio di punizione per la Primavera. Touche in posizione centrale, è una Primavera che ha fatto vedere di non avere troppi problemi in touche. Sicuramente una Primavera maliziosa e abituata a giocare partite di questo impatto, una squadra che sicuramente è abituata a giocare anche mettendo nervosismo all'interno della partita. Dovremmo essere bravi a noi a non accettare le provocazioni. Pesaro prova a dar fastidio ma non riesce a rubare il pallone. È la prima, Pesaro deve essere bravo a scalare. Erbolini al placcaggio, ottimo anche per il recupero che non riesce. Vediamo Del Bianco un po' lento in questo placcaggio. È la Primavera che continua a fare il suo gioco. La linea di Pesaro mantiene la palla, la Primavera all'ala, fortunatamente un in avanti da parte della Primavera, e Pesaro che decide addirittura di battere veloce. Ecco Pesaro che avanza con Del Bianco, palla in mano, un bel placcaggio del numero 6, bel placcaggio a ribaltare, accompagna a terra comunque l'avversario, e Jobert che trova il buco. Jobert che avanza e non si capisce l'arbitro Mobili che cosa va. Animi decisamente caldi in questa partita, è un disastro, sembra un mezzo di wrestling più che di rugby. È incredibile, anche perché era da tempo che a Totti Patriniani non si vedevano scene del genere. Sicuramente è una Primavera che sta provocando tanto, e Pesaro però deve essere brava a non reagire, a non cadere nei squadre romane. Sempre questo è il loro modo di giocare, le conosciamo, ci abbiamo giocato più volte. Un Pesaro che non deve cadere in provocazione, però sicuramente dei brutti gesti, delle cose che non si dovrebbero vedere. Una partita che doveva essere tranquilla, giocata da due squadre che no, soprattutto perché è una bella partita, però giocata a viso aperto da entrambe le squadre, non si è capito che cosa sia successo. Probabilmente l'arbitro ha fischiato per un fallo nella sua zona, mentre Jobert stava correndo e stava mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Forse è ora che l'arbitro prenda fuori qualche cartellino, perché se no difficilmente riuscirà a portare avanti questa partita. Peccato che l'arbitro tira fuori un cartellino per parte, quindi per Filippo Pozzi, il tallonatore di Pesaro, e per Martelli, centro della Primavera Roma, e è che solo Pesaro così ha visto gettata al vento una buona clamorosa occasione. Ora bisognerà capire se si riprenderà con un calcio di punizione per Pesaro o una mischia per Primavera, o appunto palla alla Primavera. Arbitro che sembra decisamente in confusione nel gestire questa partita. Quindi calcio, sinceramente, è una scelta non molto consona, visto che Pesaro aveva un vantaggio, una possibilità di andare a segnare. Non capisco il perché di questa punizione nella nostra metà campo, quando avevamo una possibilità di portare a casa 5 punti, e quindi già
di avere un vantaggio, di aver segnato, ecco. Ed ora forse sarebbe il caso che tutto il pubblico pesarese si facesse sentire per dare sostegno a questa squadra che comunque sin qui ha fatto vedere di potersela giocare davvero alla pari, non fosse per gli errori che ha commesso a inizio partita. Sì, ci vorrebbe avere vivamente un buon sostegno del pubblico. È una Pesaro Rugby che adesso riprenderà con la touche a lanciarla McCann, essendo fuori Filippo Pozzi. C'è davvero tanta confusione in campo. Animi molto accesi per questo esordio in campionato. Pesaro che si prende tutto il tempo a disposizione in questa touche, touche presa, Panzieri sulla palla per Jobert. Antonelli alla carica. Tutta l'esperienza di quello fai per tenere questo pallone in mano pesarese, del bianco che va a contatto, non riesce a superare il vantaggio. Ora c'è da dare ritmo. Vediamo Jobert. Un bel calcio di Jobert. Un ottimo calcio, direi. Ed è una Pesaro Rugby che può subito ripartire. E fuori gioco! E quindi si riprenderà con una touche per Pesaro. Fortunatamente Ale Babbi non ha giocato questa touche veloce, sennò Panzeri l'avrebbe vista brutta, gli arrivava un bel placcaggio da dietro. È stato bravo Ale a tenere il pallone e a giocare una touche con più calma, ecco. E non ridere! Dovresti piangere, che era un rosso! Grande Fabri! Palla sul terzo blocco, addirittura fallo. L'arbitro vede un fallo di Colofai. Questa è un'occasione davvero gettata al vento. Un arbitro che è un po' in confusione, a mio avviso, non sa bene neanche lui cosa vede. Adesso non sta mettendo molto ordine alla partita. Adesso è Pesaro che deve stringere i denti. Mancano 2 minuti alla fine di questo primo tempo. Perché così la partita potrebbe sfuggire di mano, bisogna che mette subito in chiaro che lui è l'arbitro e che le sue scelte sono fondamentali. Vediamo la touche del Primavera, vediamo se Pesaro proverà a contrastarla. Palla persa indietro, forse passaggio in avanti, l'arbitro però non lo vede. Toglierei il forse. Quindi, cosa, ha visto l'avanti forse? Ah, l'ha visto in ritardo. Il guardaline, Nobili. Il guardaline segnala l'avanti all'arbitro. Bravo il guardaline Gatta che segnala a Nobili l'avanti, si riprenderà quindi con una mischia per Pesaro. E non era adesso neanche anche Caprini, un avanti leggero, parte, ecco. Ha qualcosa da dire all'arbitro, forse un cambio. Sì, ricordiamo che il nostro allenatore Filippo Pozzi ha preso il cartellino giallo e che potrà essere cambiato un altro giocatore per far entrare una prima linea. Le prime linee sono quelle segnate e loro sono quelle che devono affrontare le mischie, non tutti possono giocare in prima linea e quindi per giocare la mischia c'è bisogno di fare questo cambio. Se Del Bianco entra San Giorgi per affrontare questa mischia in inferiorità numerica. Sette uomini di mischia per Pesaro, 8 per la Primavera. Vediamo se riuscirà a reggere la mischia pesarese. L'arbitro costringe Antonelli ad andare terza ala, flanker. No, non è l'arbitro a dover decidere, Pesaro che può giocare con Antonelli ala oppure numero terza centro. Vediamo. È probabilmente Antonelli che ha deciso di andare a ricoprire quel ruolo. L'ingaggio ha fatto corretto, quindi si ripete.
Pubblico di Pesaro che rumoreggia per l'arbitraggio, ma per il resto decisamente silenzioso, che fa sentire davvero poco il suo sostegno. Davvero un peccato, perché oggi si contano almeno 500 persone al seguito della Pasqua. Panzieri deve essere bravo comunque a tirare fuori il pallone. In 7 contro 8 a Pesaro mette in grande difficoltà la mischia. Grandissima apertura! Passaggio a una mano da superare, un sottomano da incorniciare per il nostro sudafricano. Bravo Lillo, ottimo lavoro della mischia, è una Pesaro che si fa sentire. Bravi ragazzi! Ed è una Pesaro che si fa sentire proprio allo scadente, perché per il primo tempo adesso vedremo se Gioberto riuscirà a trasformare questa mischia. È stata una giocata davvero emozionante per la Pesaro. Un colpo di classe di Gioberto, un ottimo sottomano, un passaggio bellissimo, veramente da incorniciare, un'ottima azione, un ottimo sostegno di Antonelli che va in meta. Bravi ragazzi, un'ottima mischia, dei bei segnali per noi. Gioberta che, avendo il piede, ha provato a scavalcare, come già forse aveva provato prima, a scavalcare la linea difensiva. Un rimbalzo favorevole. Rimbalzo favorevole, ma si sta... La palla è ovale, comunque, quindi non si sa mai dove va a finire. Assolutamente, bisogna pur provarci per riuscire a portare a termine e andare in meta. Ed è venuta fuori una giocata davvero meravigliosa. Ancora il Totti Patrignani in massimo silenzio. Vanno a riposo sul 13 pari. Davvero una partita bellissima. Pesaro Rugby che sta giocando a viso aperto, quindi adesso spazio alla pubblicità e poi riprenderemo con il secondo tempo.